Benvenuti in questo video. Qualche video fa vi avevo accennato che un mio critica in Deus avrebbe partecipato ad un concorso. Il concorso di Barbaroffa si è concluso e questo video non è tra i vincitori, ma... Barbaroffa, ma posso pubblicare adesso il video che ti ho inviato per il concorso? No! Quando invio un video per un concorso, l'hai inviato, non lo puoi più utilizzare! Proprio per questo motivo ho deciso di utilizzarlo. Nonostante sia risultato tra i perdenti, ho constatato degli avversari validi e quindi non posso che abbassare la testa. Il topino, topino, topino. Detto questo, e scusando per questa premessa, vi auguro una buona visione. Benvenuti in questo video. Questa critica è resa possibile grazie al patrocinio di Mondial Bar. Prendi il cornetto, dopo il caffè. Ti aspetto. Oggi analizziamo uno dei servizi di rete più popolati da persone interessanti, che condividono notizie e fatti interessanti dal grado di veridicità davvero interessante. Si tratta di Faccia Libro. Prego tutte le persone che fanno parte di questa comunità di non sentirsi dipendenti da quest'ultima, in quanto non si riceve alcun salario nel parteciparvi. Iniziamo! I piani di Marco. Questa rete sociale nasce nel 2004 per mano di Marco Zucchina e di altri suoi colleghi che non hanno mai meritato di essere ricordati. Questa invenzione è stata pensata per garantire un collegamento tra le varie persone all'interno dell'università d'origine, spopolando invece nel peggiore dei modi. Il vero fatto che stupisce è il pieno coinvolgimento della società in questa grande applicazione multimediale come Faccia Libro, escluse le nuove generazioni più intente a scattare foto con la intramontabile posa ad anno di gallina. Quest'opera di fidelizzazione del pubblico ha avuto un progresso ben pensato e stabilito dal creatore, che aveva pianificato tutto da molti anni fa. Lo scopo di Marco Zucchina è sicuramente l'indottrinamento mondiale verso il veganesimo, patrimonio della sua famiglia che si tramanda di generazione in generazione, come la ricetta della Coca-Cola. Ma scopriamo come il suo piano sta avendo successo nella nostra società moderna, analizzandone i punti salienti, ma non quelli di sutura. Adepti di terza età. Tra i soldati migliori convertiti nel suo credo, troviamo al primo posto tutti coloro che hanno superato l'età nel quale non si chiedono più gli anni, ma si contano le rughe. Queste persone, ormai completamente soggiogate dal colosso internazionale, hanno un aspetto comune a tutte le altre, ma nascondono insidie ben velate e nascoste come le flatulenze odorose. Tra le peggiori ci sono sicuramente quelle che abusano dell'utilizzo di adesivi con raffigurazione animalesca. Tutto questo è stato studiato insieme al movimento animalista, che per psicologia inversa ha trovato in queste persone il metodo giusto di trasmissione dei loro messaggi contro l'uccisione degli animali, ma a favore del rigonfiamento dei testicoli umani. Rimaniamo stupiti da questo retroscena che ci apre gli occhi verso una nuova e malsana ambientazione che può darci sollievo come il sale nelle ferite. Dinamiche. Il Zucchina ha studiato anche un modo per confondere coloro che fanno parte del suo sistema. Il metodo delle notizie false è una delle armi più potenti di quest'ultimo, che utilizza per nascondere le realtà che accadono intorno al suo malefico piano di invasione delle menti mondiali, senza l'ausilio di persone rappresentative quale Cristiano Malgioglio. E scopriamo pian piano un allontanarsi delle persone dalla carne, come demonio della società che disprezzano grazie alle informazioni dei cani in scatola diffuse da pagine di rilievo come Lercio.it, ormai socio di Marco Zucchina e che genera un traffico di condivisioni più intenso del raccordo anulare a Roma. Obiettivi finali. Tutta questa campagna di condivisione di gatti e cani ha generato nel mondo un cambiamento epocale. La carne, sempre meno in uso nei mercati italiani, è stata sostituita dall'amabile seitan, buono come una suola di gomma in decomposizione. Ma in mezzo a tutti questi nuovi seguaci del veganesimo di Faccia Libro, troviamo ancora elementi che lottano pubblicando le loro grigliate di carne andando contro tutti come se fossero i peggiori serial killer della storia. E ci immaginiamo il Zucchina, seduto nel suo trono di carote, ad attendere notizie del cavolo, senza capirci una fava perché non ha abbastanza sale in zucca. Non ci rimane che sperare in un futuro più roseo, dove i piani di Marco Zucchina possano essere sventati e ripopolare questo mondo ormai in decadenza virtuale e sociale. E detto questo, vi lascio ad un proverbio popolare di dubbia esistenza, ma del tutto attuale. Tira più una bistecca di carne che un pelo di kiwi.
Ecco il mio punto di vista del noto faccialibro, con la mia personale interpretazione sullo svolgersi dei fatti. Se la critica vi è piaciuta, commentate con il cancelletto Tagga Milano e premi il tasto del mi piace. Per aiutare a far crescere la nostra comunità intellettuale, vi chiedo di condividere questo video più volte possibili con il vostro pubblico. Inoltre, se avete suggerimenti che riguardano argomenti di critica, suggeritemeli qui sotto nei commenti. Buona giornata!